Have a nice week. Lucetti. Se lavori per te stesso e lo fai da casa, sai che può diventare una vera sfida. Che tu sia un pigrone che tende a procrastinare tutto quello di importante che deve fare o un malato di lavoro, è davvero difficile trovare un equilibrio. Qualunque sia la categoria di persone a cui appartieni, queste sono piccole cose che hanno funzionato molto bene per me, che possono davvero aiutarti a riappropriarti della tua vita. La prima consiste nel trovare qualcuno, un partner, un amico, un collega a cui render conto. Qualcuno che si trovi nella tua stessa identica situazione, che si trovi a lavorare da casa e che si trovi davvero a dover gestire il suo tempo dall'inizio alla fine della giornata. E a questo punto l'idea è quella di sentirvi almeno una volta a settimana per condividere i progressi e soprattutto per capire chi di voi ha lavorato troppo e chi di voi ha lavorato troppo poco. Ricorda di stabilire anche delle penitenze, vere e proprie penitenze divertenti che chi non ha rispettato le regole del gioco deve per forza fare. Un'idea potrebbe essere quella di mettere 10 euro in un barattolo che poi utilizzerete per una cena insieme, oppure quella di fare 50 flessioni senza mai fermarsi un momento. Puoi diventare quanto creativo desideri purché sia qualcosa che vi motiva a vicenda. E mi raccomando, fai modo di sentirti con il tuo partner almeno una volta a settimana. Una volta al mese non sarebbe sufficiente per la tua igiene mentale. E parlando di igiene, sai già dove sto arrivando? In questo momento è molto 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 facile lasciarsi andare quando lavori da casa. Indossare il pigiama fino a sera, o dimenticarsi di fare la doccia ogni tanto, o diventare dei veri e propri babbuini lasciando che gli alberi crescano sul nostro corpo, forse è qualcosa che ti suona familiare. Ora, non ti sto dicendo di vestirti ogni giorno come se dovessi andare ad una cena di gala, ovvio che no, ma prenditi cura di te stesso. Togliti quel pigiama e definisci con precisione quali sono gli spazi dedicati al lavoro e quali invece sono dedicati al riposo, come la camera da letto, come vedi, sto rispettando queste regole. No, la camera da letto è dedicata ad altri tipi di attività, se sai cosa intendo. Puoi anche decidere di organizzare la settimana con delle giornate a tema e uscire di casa ogni tanto. Ad esempio, può esserci la giornata Starbucks oppure può esserci la giornata biblioteca. Esci di casa ogni tanto e questo non soltanto aiuta la tua produttività, proprio perché il tuo cervello viene stimolato da un ambiente diverso, ma ti può aiutare anche a interrompere quella malsana abitudine di aprire il frigorifero ogni 2 minuti sperando che qualcosa di magico sia apparso, qualcosa che prima non c'era. Il che mi porta al terzo e ultimo suggerimento pratico di oggi, e cioè fai una pausa intenzionale. Scegli intenzionalmente di staccare durante la tua giornata di lavoro per riaggiornare i neuroni del cervello. Puoi farlo in tutti i modi creativi che desideri. Puoi chiamare un amico o trascorrere un po' di tempo dal vicino di casa oppure con la tua famiglia, oppure semplicemente uscire di casa anche solo per farti un giro nel vicinato, ma mi raccomando senza telefono in mano. Fare una pausa forzata può sembrarti una vera e propria perdita di tempo, ma ti assicuro che potrebbe rivelarsi lo strumento migliore per la tua produttività, soprattutto se non hai il tuo telefono in mano, secondo uno studio che è stato condotto dalla Stanford University. Infatti, pensa che una semplice passeggiata fuori porta senza gadget tecnologici in mano o in tasca può aumentare la tua creatività del 60% e la produttività del 30%. È pazzesco! Solo questo dovrebbe convincerti che è il caso di premere il pulsante pausa. Ed eccole qui le mie 3 strategie per rimanere produttiva quando lavoro da casa mantenendo una vita. Ora tocca a te, non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensi. Se già lavori da casa, quale strategia chiave utilizzi per mantenerti produttivo e soprattutto per trovare quell'equilibrio? Se invece non lavori ancora da casa ma stai progettando di cominciare a farlo molto presto, quali sono le sfide che secondo te ti troverai a dover affrontare? Siamo qui per darti una mano e per ispirarci a vicenda. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.
Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.